primo mattina. Famoso bar centrale che è presente in praticamente tutti i paesi del nord. Non ho fatto caso se anche voi del centro e del sud Italia avete il bar centrale. Il bar sport è il bar centrale. No, è mio, è inutile che io, no, è mio. Lo so, è indica sta qua anche. Che tipo? L'Alessia di Natale. Ragazzi, se siete di passaggio, San Donato, Porto Gloria, eccetera, la SME, forse anche in giro, c'è tutta la serie Guzzini, guarda che bella, in plastica, plastica o melamina, plastica, ok, che è molto più sicura della melamina alle alte temperature. Questo cane, quanti odori abbiamo annusato noi! In questa mia pace, in questo mio stato blindato dalle emozioni negative, in questa mia zona protetta di serenità, non posso che non sincronizzarmi con la disgrazia che ha appena avuto il cocale, pertanto non posso non provare antipatia con questo cocalesco animale, il quale si stava pinzando il suo pesciolino in riva a spiaia qua, no? Proprio. E a un certo punto arriviamo io al CP. Allora il cocale giustamente dice: ciappo il pesce, mi sposto da un'altra parte. Va bene, va benissimo, ok, ci sta, è lecito. Però invece di spostarsi più avanti o più indrivente a sabbia, è andato in acqua e volando gli è caduto il pesce giù in acqua. Adesso le devo provare a recuperarsi. Adesso capirai perché in Veneto è usanza dire che sei proprio un cocal, cioè che significa proprio che sei stupido, Dio caro. Per chi non l'avesse capito, anche se è quasi un'icona del canale, no? Un'icona nel senso, un'icona storica, un'icona mnemonica dei giorni trascorsi, delle battute scherzosamente buttate lì, questa goliardica alzata mattutina. E il cocale è il gabbiano, semplicemente il gabbiano, da non confondere con le gabbianelle o altri volatili. No, il cocale è proprio il gabbiano, quello grosso, quello classico, ti capisco? Quel che peserà 4-5 kg, quello è il cocal. Boh, può lavorare che oggi è un disastro, ho anche clienti da passare in Friuli, quindi pensavo di farmi qualche giorno, tipo, non so, le zone Valvasone, chi posti là, per lavorare, per stare tranquillo qua a corrente, al calduccio, e farmi qualche camminata, niente bicicletta e via. E tu? Questa è la libertà, ragazzo, so che te l'ho già provato a spiegare migliaia e migliaia di volte in questo canale. Libertà è far che il caso che te pare. Okay. Libertà, lei dice: ok, mio, voglio andare a lavorare al Vasone. Potrei andare in Spagna, che andrò in teoria adesso a Natale qua Alessia, ma come vacanze, ok? Non voglio andare in Spagna così adesso, da solo, come un cocal. Attenzione, non sia mai che magari qualcuno non ci arriva, credo di no, però insomma, da noi si dice: non sia mai che qualcuno non arriva. Andare in spiaggia da solo come un cocal non significa che è una cosa sbagliata, è una cosa brutta. Semplicemente io sto parlando delle mie interpretazioni, ok? Tipo, per me può essere una roba brutta, faccio sempre l'esempio, mangiare i broccoli. Nella realtà delle cose, mangiare il broccolo è una delle robe più importanti che sia, è una verdura importantissima. E oggi, digli CP, se no l'hai già mangiata la mozzarella. Oggi, toast, ok? E tu mi dirai perché, tu ti devi chiedere il perché, e tu ti risponderai, perché avevi voglia di toast? No! No, ecco un chiaro esempio di quando non si può far sempre quello che si vuole. Avevo il prosciutto, no, che era proprio di andar mal, ma te sentivi che era vecchio, e la mozzarella uguale, che era già quella avanzata della pizza, e quindi bisogna intelligentemente adattarsi alla vita, ok? Pampini, se seguite questo canale, forse è il caso che vi smetto qui porche parolasse, perché tutte queste storielle, Pampini, sono veramente importanti per la vostra crescita. Servono, cari genitori, a costruire le strade di pensiero, servono a creare gli atteggiamenti nei confronti delle cose, i feedback che diamo agli input della vita, per dirla così in termini non fia informatico, ok? È un po'...
so che forse l'avevo già raccontata, i nostri professori non hanno mai saputo spiegarci. Io una volta chiesi alla prof di matematica: prof, ma sì, te l'avevo raccontata, prof, ma l'italiano serve, sa, a migliorare le nostre capacità interlocutorie piuttosto che serve a farci far bella figura e quindi incantare gli altri, creare questa sorta di ipnotismo. L'inglese serve ad allargiare rapporti piuttosto che collegamenti commerciali con, come dire, una cerchia più estesa di persone, no? In quanto insomma io parlo di tutto il mondo, quindi insomma bla bla bla. Ma la matematica, prof, ma che cazzo serve? Oh, no, non ha saputo rispondermi, Dio caro. Invece no, la matematica è una disciplina importantissima per sviluppare certe aree del cervello, o meglio ancora, certi tipi di processi logico-cognitivi. Te faccio un esempio: nella vecchia scuola di Platone e Socrate, una volta non potevi entrare se non avevi il diploma di geometra. E uno dice: ma cazzo, c'entra geometra? Cioè, per far filosofia, cosa c'entra geometra? No? C'entra, perché la disposizione mentale del geometra, o perlomeno del geometra dell'epoca, faceva sì che l'alunno che intraprendeva questi sentieri di filosofia era già predisposto a certi tipi di ragionamenti e di catalogazione e processo delle cose, delle informazioni. Un po', insomma, stringi, ritorno da dove che siamo partiti, ste storielle che il Singano ti racconta sempre come aneddoti o come metafore, servono a capire come potremmo svincolarci nei problemi quotidiani, o piuttosto come possiamo costruire cose molto belle con il tempo che ci è stato donato. Questa, gentile pubblico, è la salsa garlic alla scozzese. Ah, cos' che cambia? Allora, praticamente alla scozzese cambia che in più c'è il burro. Nella ricetta originale non c'andrebbe il burro, però come tu mi insegni, anche quando vai in Olanda, soprattutto nei ristoranti argentini di Amsterdam, ma non necessariamente solo in quelli, te la sbattono come antipastino, anche se non la richiedi, questo burro all'aglio, molto più burro di questo, cioè questo è abbastanza liquido, diciamo, fatto apposta, e l'altro proprio burro da spalmare nel pane, in queste baguette. E così ti invito a provarlo, anche perché comunque il discorso cambia moltissimo in base al tipo di pane, al tipo di salsa garlic che fai. La spiegai più di una volta, feci nel senso fare al passato un video dedicato quella volta al garlic bread, ok? E è una cosa estremamente salutare, e anche di questo ne spiegai i motivi. No, perché dopo passi per mona, Dio caro. Volevo fare notare questa cosa, notatela anche voi. Adesso, questo è un caso, ma quando ci sono le cose in offerta, che siano di marca o di sottomarca, fa sempre da cagare. E la data di scadenza non è stata passata. Cioè, tipo, patatine in offerta, quelle buone, no? Sono ultra fiappe, cioè come fossero rimaste aperte, cioè sono da buttare. Grazie, cazzo che gliela in offerta. Cioè, fai due domande anche ad altri. Pausa van life. Ogni tanto una ricaricata alle batterie, intendo anche quelle del camper, ci sta bene. E io sinceramente voglio farmi un po' una giornata nerd, quindi sto qua. Scusa, che lavoro fai per poterti permettere il noleggio di questa macchina? Per quanto io, a parte adori, ma stia veramente bene con Alessia, non posso non amare questi miei weekend. Cioè weekend no, siamo martedì, giovedì, che cazzo è il giorno della formula? Martedì 28 novembre, questi miei piccoli periodi da solo. Forse anche per quello che andiamo tanto d'accordo, sì, te l'avevo già spiegata più di una volta sta storia. Mi ha messo la pulce nell'orecchio Tiziano Terzani, che lo vedevi sempre allegro, spensierato, a parte Poretto l'ultimo periodo, e sono innamorato di questa sua moglie, no? E quindi ci ho pensato un po' su, senza neanche tanto, perché sai, io un 10% pesco, penso, e un 90% agisco, e effettivamente è vero, Dio caro, perché siamo bestie anche noi altri. A fine ragazzo, se metti due sorsi, sarebbero due topi, in uno spazio molto ristretto per tanto tempo, ovvio che sbaruffa. È una questione di libertà, no? Assolutamente no. Beh, oddio, forse l'unica libertà è il discorso dell'aglio e della cipolla, ok, ma cazzate, insomma.
a parte quello, no, diciamo proprio, non so cosa può essere, devo un giorno entrare a scoprire il piacere dello stare da soli, nel senso che è una cosa che pratico relativamente spesso, ma non mi sono mai soffermato a pensare il perché. Forse perché io credo che tra le tante cose, forse la prima, quella più necessaria, oltre che piacevole, è il fatto del silenzio. Ok, Singano tu non lo conosci, perché lo conosci in modo sbagliato. Singano, tu lo conosci attraverso i video, e quindi attraverso i video vedi Singano quando ha voglia di parlare. Ok, e quindi parla, ti spiega tante cose, magari sei anche simpatico ogni tanto, eccetera. In realtà no, Dio caro, Singano è se sustego, ok? È tipo un orso. Singano gli piace star da solo, gli piace il silenzio, cioè, o meglio, gli piace anche il silenzio, ok? Però se tu vivi sempre in mezzo a una società, amici, morose, clienti, eccetera, eccetera, non arriva mai sto silenzio. Sto silenzio, io resto convinto che è una sorta di forma di riposo. Aspetta che passa anche a lei, che mi tappato. Infatti, leggevo una volta, quando ho studiato un po' i tibetani, che c'erano dei personaggi che, non dico che non dormivano, però dormivano veramente poche ore a notte, in quanto avevano delle tecniche per rilassare il corpo e il cervello, una sorta di dormiveglia, ok? La quale però consisteva in un attimo in uno stop dei pensieri, degli input visivi, auditivi, ok? Quindi una specie di quasi dormire, quindi probabilmente anche la solitudine è una specie di quasi dormire, perché per quanto sia bello camminare con gli amici o l'amorosa, prova a immaginarti te, indipendentemente dal contesto, a fare una camminata zitto, piano, zitto, ti guardi le cose, guardi i fiorellini, guardi per terra, guardi una vecchia insegna, è una figata, prova. No, mi sento di non averla spiegata per nulla bene, o meglio, mi sento di averla spiegata parzialmente, però io credo che, sai, un giorno spieghi come fare le mura, un giorno spieghi come fare i serramenti, un giorno spieghi come fare il tetto, un giorno spieghi come fare il camino, e un fia volta il tuo cervello deriva e da solo costruisce la casa, hai capito? Quindi effettivamente forse anche quando mi rivolgo alle nuove generazioni con questi miei piccoli sport, questi piccoli angoli scorci di vita e di pensiero, forse anche tanto sbagliato non lo è, io mi sento sempre in colpa a far così, hai capito? Invece no, dai, ci può anche stare, in fondo dare le cose a pezzettini e dopo uno si mette insieme, un giorno un tocco, un giorno che altro, dai. Sono fortuna, mezza mattinata così. Una camminata in giro. Il CP è un po' come noi, che passiamo le giornate praticamente su Instagram e Facebook ignorando le persone reali, no? Cioè persone reali, sono sempre comunque persone reali, ma nel senso evitando i contatti umani, no? Perché il CP si mette sempre a snasare, no? E quando passa poi un cane, cioè lo guarda e si rigira dall'altra parte e continua a annusare. Io ho avuto sto flash, ho avuto questa immagine di noi esseri umani, che pinzonate con i social network e non date più peso alle relazioni umane. Passate ore, e dopo che uno vi dice magari di andare fuori a mangiare una pizza, eccetera, se là che sfogli il calendario, che cerchi un buso libero, perché se tu ti impegnai, ma impari a gestire meglio il tempo, Dio caro. Aspetta CP, facciamo vedere anche in video, se no non ci credono. Quanto tu adori quando io provo a parlare calabrese. Attenta, adesso va un po' in tilt perché dice, cazzo sta facendo con quella mano. Attenta. Ugan! Maron stuga! Come bido stuga! Ma come bido stuga! Ugan! Vedi? No, adesso la vedo un po' perplessa. Forse perché si sente un po' intimidita dal video. Però no, prima proprio faceva il sorrisino, dice uga, e lei tutta col sorriso, uga, a Pumarola in Coppa. No, quella è Napoli, vabbè. Ah, mi ero dimenticato di dire questa cosa che mi rende, aspetta che puso qua, ve ne se riesco, ecco, davvero anche il cavaitino qua, sta su, davvero anche il cavaitino, pasti strafanti, ma non uso mai queste robe, sono abbastanza salvare sui video. Ascolta, no,
Come tu sapevi, io ho un router portatile con all'interno. Per fare prima il router portatile, vengo qui. No, perché per cazzate, ma io veramente le ho sognate tanto, cioè per me questo ufficio mobile è una cosa fighissima. Allora, questo è il router portatile della TP-Link, se ti può interessare per casa, ufficio o camper, costa sulle 70 euro. È un router 4G, quindi no 2G, ok? Quindi, perché magari certi hanno SIM particolari, prendi futi, eccetera, no, non c'entra niente. Questo è un router 4G, che vuole una semplicissima SIM da telefono, quelle moderne. Non va col 5G, cioè si mette una scrivania 5G, non sfrutta il 5G. E ha una sua batteria interna, ma si alimenta in USB. Cosa succede? Io gli ho comprato un cavetto, guarda, ultra microscopico, vedi? Ok, tipo di 1 cm di cavo, così lo tengo sempre sotto corrente. All'interno di questo router c'è una SIM della Very Mobile che si appoggia su celle Wind 3. Io ho visto girando un po' tutta l'Italia, anche nelle montagne, eccetera. Non ho mai avuto problemi con questa SIM, ce l'ho ormai da un anno, mi trovo benissimo, veramente devo dire. Come prezzo, ok, ci stavamo, aveva tanti giga, aveva il famoso rinnovo alla scadenza dei giga, cosa che non tutti hanno, cioè della serie oggi è il 20 del mese, io finisco i giga, semplicemente anticipo l'offerta. Ok, questo è quello che era il passato. Quello che è il presente da oggi, la novità, che è una cosa che ho sognato da tanto, solo che costava troppi, troppi soldi all'epoca, era avere una tariffa flat. Cioè l'internet illimitato in camper per caricare e scaricare tutto quello che volevo, inviare backup dei siti, dei clienti, fare 50.000 cose e ora finalmente ce l'ho. Costa 11 euro al mese, vabbè 10,99, solite pagliacciate da Lidl, quindi le 11 euro al mese ho i giga illimitati, telefonate illimitate, eccetera, eccetera. E ho per l'estero, l'estero, per l'Unione Europea erano tipo 9 giga, una roba del genere, potevo guardare. 11,7 giga da utilizzare nell'Unione Europea. Sono tanti, sono pochi, ti dirò. Nella vacanza a Tenerife è vero che potevo benissimo risparmiarmi di inviare foto per WhatsApp. Questo non perché i miei amici e la famiglia non se lo meritassero assolutamente, ma perché ti distrai dalla vacanza, ok? È una cosa bruttissima, secondo me, usare WhatsApp in vacanza, è proprio un sacrilegio. E però, insomma, tra le mappe, le ricerche, vedi le foto di questo com'è, ristoranti, piatti, eccetera, ti dirò che in una settimana effettivamente 11. Una decina di giga sono volati, quindi sono giusti per una settimana in vacanza senza guardare YouTube e robe strane. No, comunque mi sento, cioè, avendo iniziato questa avventura con Scarosso e con i limiti tecnologici dell'epoca, e forse anche economici, ritrovarsi adesso in questo camper blindatissimo, Dio caro, veramente con un centimetro di vetroresina, i mobili veri, del legno vero, a mega scrivania, il generatore integrato a GPL, il bombolone, le batterie al litio, 50.000 panei, il climatizzatore, cioè capisci? È oltre l'ufficio che io ho sempre sognato, qua siamo oltre. E nell'oltre, adesso scusami se per te può sembrare una sciocchezza, per me, ripeto, è una cosa molto molto grande, l'internet illimitato, cioè adesso con l'internet illimitato mi sento proprio. Non lo so, non lo so, è un po' come se avessi il camper, qua benzina e gasolio illimitato, una roba del genere, cioè è strano per me, per il mio lavoro è tanta roba, tanta tanta roba. Metto in carica giusto quelle due robette. E mi serve! Ah, il mio ufficio dei sogni. Cosa chiedere di più, ragazzi? Cosa chiedere di più? No, aspetta, mancava la torcia e spazzolino elettrico adesso che siamo. E che metto anche il trapano, che non si sa mai. Adesso sì, che si ragiona. Boh, ti saluto che tra 2 minuti ho un'assistenza remoto. Mamma mia, che brutto. Oh, ciao bellisse! Volevo dire una cosa velocissima. Ho fatto il nuovo sito lepuntinedelmondo.it, ok? E cliccate mappa. Ho promesso a me stesso, anche se dopo non so quanto lo manterrò, di fare una puntina al giorno, ok? Cliccate mappa e vedete cosa ho combinato.
Spesso dico a Giacomo in chiave scherzosa, ma neanche tanto, più che altro per lanciargli l'input, che gli fa male leggere troppi libri, perché sennò dopo diventa troppo intelligente, si sobbarca dei mali del mondo perché capisce troppe cose. Allora gli ho detto: resta stupido, che la vita è molto più facile, resta ignorante anche. E credo che sta roba può valere anche sotto l'aspetto economico per quanto riguarda l'ambito culinario, perché ad esempio Singano, che sarei io, non capisce, ma non è sarcasmo, è vero, non capisce proprio la differenza, mangiandolo, assaggiandolo, tra un olio di oliva da 30 euro e un olio di oliva da 4 euro e qualcosa. Cioè proprio no, sto sprecando la bottiglia che avevo preso in Toscana nel frantoio, perché veramente non riesco assolutamente ad apprezzarla, a capire la differenza appunto. Quindi, vedi, stessi uno che non capisce un cazzo, anche dei vini. Marco, il Caldonius, mi procura del vino che costa tipo 4 euro o 3 euro e qualcosa a bottiglia, e per me assaggiarla è come beva una bottiglia da 20-30 euro, cioè se è la stessa corposità, è stesso gusto, non capisco la differenza. Ad capire, quindi anche la pensa che hai risparmiai. Questa è la famosa pastizza, una ricetta che inventai tantissimi anni fa, in sostanza pasta col pomodoro e la pizza, mozzarella e origano. La pastizza è sempre buonissima. La vedo un po' più gialla in video, in realtà la mozzarella più bianca. Sì, ho capito, andiamo a darci l'affetto. Sì. Eccoci qui, sì, sì, tanto affetto, sì, l'affetto affettuoso, sì, l'affetto affettuoso, l'affetto dell'affettato. Guardavo con invidia positiva, ma veramente positiva, dei furgoni allestiti americani e pensavo che, come qua in Italia, anche se hai soldi, guarda, ho speso migliaia di euro per una scrivania, guarda, queste parti interrotte, così, cioè, pezzi... senza senso, sì, ci vedi che sì, ci stavamo dando l'affetto, scusa se ho fatto sto discorso, demoralizza, cioè uno proprio non può fare certe cose, oppure deve proprio spendere una strage di soldi, ma altrimenti vai a farti fare delle modifiche, delle cose, tutti ti dicono io no, hai capito, o se te le fanno così, fatte da culo, porca Italia. Capisci perché il mio lavoro va a gonfie vele, porca troia? Perché per fortuna non mi comporto così. Some they will and some they won't. Some it's just that.